Vedremo dove arriviamo. Fatto sta che siamo andati avanti qualche anno senza recensioni, perché non ho voluto aggiungere aziende a caso, semplicemente per avere dei regali o qualche soldo. Ma andiamo avanti con queste. E con questo tipo di recensioni di qualità, dove si dice quello che è, e alla fine con i vostri messaggi, con i vostri commenti, arriviamo poi a confermare quello che era. Questo è fondamentale, ragazzi, quindi date una mano al canale in questo senso. Un'altra cosa fondamentale che volevo dirvi è questa: non mandatemi messaggi con scritto quanto costano, perché avete visto e l'avete proprio verificato come le oscillazioni di prezzo in questo periodo sono pazzesche. In quanto tempo arriva dipende dalla regione, dalla nazione, dalla nave, se l'hanno bloccata, se non l'hanno bloccata. Ricordatevi sempre di chiedere il DDP, cioè questo trasporto che è tutto incluso, di pagare col PayPal. Insomma, non sono io il garante di queste batterie, ma vi sto dando attraverso questa recensione delle utili informazioni con le quali poi voi andrete a verificare tutto direttamente con l'interlocutore, con questa azienda, in modo che possiate capire come vi sta trattando. Il consiglio mio è pagate con PayPal, più di così non posso dirvi, però non mandatemi dei messaggi per avere da me garanzie che purtroppo, magari, ma purtroppo non posso assolutamente darvi. Ragazzi, una sorpresa, già lo sapevo perché, vabbè, non sono le mie prime, però ho detto verifichiamo, verifichiamo se è vero. Ebbene, vengono vendute come LF280K, ma non sono 280 ampere, sono all'incirca 300-302. L'ho misurato con questo strumento, è un carico resistivo, è uno strumento molto molto semplice. Lui cosa fa? L'avete già visto nel video della 12 volte, se andate a vederlo, poi rifarò un video specifico su come si utilizza questo. Praticamente vengono attaccate le batterie quando sono caricate a 360, 365, dopodiché vengono da lui assorbite, cioè consumate con la ventola che ovviamente raffredda tutte le temperature che vanno a scaldare i vari componenti. A questo punto 300 ampere di batterie è quello che figura nello strumento, quindi sono circa, non so, 305, 298, 299, quindi abbiamo ancora più ampere e ci avviciniamo con una carica e scarica totale a circa 15 kWh di batterie su un impianto da 48 volt, quindi è veramente, veramente eccezionale.